Ragazzi, Matteo Andreini da skylineteam.org e oggi parliamo di produttività. In particolare dividiamo le attività, vi spiego io come divido le mie giornate, le mie settimane, i miei mesi, le mie attività da quelle produttive a quelle meno produttive. Vi farò capire che alcune attività che vi sembrano produttive in realtà non vi portano soldi, altre attività che invece pensate siano meno utili in realtà vi portano soldi, per tutta una serie di cose che vi sono state instillate nella mente. E ovviamente vi spiegherò quello che è la mia, non la mia programmazione giornaliera, perché quello ho già fatto un video a riguardo, ma vi darò alcuni consigli che utilizzo personalmente, di cose che utilizzo personalmente per portare una giornata alla fine e fare quello che c'è da fare e ottenere i risultati che ottengo, nel senso. Quindi tutto quello che io faccio, io uso, io delego, io mi metto in mente. E come gestisco tutte le varie cose. Quindi partiamo. Dovreste aver già visto la sigla. Ora sì, dovreste aver già visto la sigla perché si mette all'inizio. Quindi, se ancora non mi conosci, prima mi presento, giustamente dici: chi cazzo è questo? Io sono Matteo Andreini, mi occupo di business online, in particolare su questo canale, insieme ai miei soci del team di network, parliamo di network marketing, produttività e business online. Diciamo che io sviluppo un'attività di network marketing da 3 anni, ho fatto vari step nel mio percorso da un punto di vista di modalità di lavoro, di modalità operative, quindi sono passato dall'offline all'online e il problema di molti networker, se sei un networker ti ritroverai, è che quello che ti viene insegnato è completamente sbagliato, dalla A alla Z, cioè tutto quello che ti viene insegnato, quindi parla con tutti, fai relazioni, commenta la gente, fai tutte queste robe qui, sono completamente sbagliate, uno perché sono improduttive e due perché sono inutili, cioè. Esempio pratico, quello che te fai, cioè chi fa network marketing gli viene insegnato per esempio di scrivere sui gruppi Facebook, di commentare, di fare gli auguri, perché crei le relazioni nuove su Facebook e poi li inviti a fare, cioè li inviti a un evento, li inviti a una presentazione online della tua attività di network. Questo è completamente sbagliato. E quello che ti viene detto ovviamente è che nella tua ora di focus del tuo business devi fare quella roba lì. Quindi nella tua ora che ovviamente ti viene promosso come un'attività, un business, il network non ti viene promosso come un business online, ti viene promosso come un'attività per diversificare le tue entrate e mi va bene, un'attività per arrotondare e mi va bene, però non ti viene detto che comunque anche per ottenere quei 2, 3, 400, 500, 1000 euro al mese in più comunque bisogna lavorare, ok? E non è una cosa che te dici, vabbè, io mi iscrivo, poi spero che qualcuno entri, spero che qualcuno compri i prodotti. Quindi vediamo quelle attività dannose che probabilmente ti vengono insegnate, invece quelle attività da sostituire per essere più produttivi. La prima cosa che ti viene detta, come dicevo, è commentare la gente su Facebook, fare gli auguri perché dice, ma se te fai l'augurio a una persona, se te fai questo, se te fai quell'altro, crei dei rapporti, crei delle relazioni e poi le persone si fideranno di te e quindi li potrai contattare, eccetera. Questa cosa non funziona, è appurato il fatto che ovviamente, sì, è vero che magari di 1000 persone che contatti una ti dice di sì, ma magari hai investito 100 ore del tuo tempo per contattare 1000 persone e di queste 1000 persone te ne è entrata una e hai guadagnato magari 100 euro. Ok. Cioè, quindi ti hai messo 100 ore per guadagnare 100 euro. Ok? 1 euro l'ora. Un cazzo. Quindi il concetto è, mi sta bene fare cose, e questo è quello che sto per dirti, cioè mi sta bene fare cose produttive, che però siano un qualcosa che poi mi rende in maniera costante. Per esempio, faccio una landing page. Una landing page, un funnel, un video, un qualsiasi asset, una campagna, non è una cosa che nel momento in cui io la faccio mi dà dei soldi. Quindi non è che io in quell'ora lì ho guadagnato, ma è una cosa che facendola bene, con criterio, studiando, capendo, eccetera, ogni tanto mi toglierò gli occhiali perché sono nuovi e mi danno noia, ok? Quindi devo ancora farci l'abitudine, quindi ogni tanto me li tolgo, ma a voi non ve ne frega nulla. Quindi. Tra l'altro sto per andare a cena perché ho fame. E non so quando vedrete questo video, ma non è importante. E fondamentalmente, come dicevo, quindi fai un video, un contenuto, un ad, un copy, un articolo di blog, un post su Facebook che rimane lì, lo vedono
decine, centinaia, migliaia di persone, e di quelle decine, centinaia, migliaia di persone ci sono le persone che ti dico: cazzo, mi interessa, come si fa, come non si fa, fa opt-in, guarda il webinar, tutte quelle robe là. Quindi questa è la prima attività nociva da sostituire con crea dei contenuti online che ti permettono di attrarre a te le persone. La relazione si crea inversamente, le persone non parlano direttamente con te perché guardano un tuo video, ma inizieranno a fidarsi di te. Quindi è per questo che comunque si va a creare un rapporto che per te non esiste, per loro esiste, quella è la cosa importante. Seconda cosa che ti viene detto, chiama le persone. Allora, proprio il contatto diretto di invito a un evento. Il contatto diretto di invito a un evento è una grandissima cazzata. Soprattutto se fatto con persone a freddo. Quando è che ha senso fare delle chiamate con delle persone? Ha senso fare delle chiamate alle persone quando hai un sistema di acquisizione di contatti, potenziali contatti interessati, quindi magari persone che hanno visto un tuo video, hanno visto la tua ad, hanno visto il tuo funnel, si sono iscritte a un webinar, poi dopo il webinar non hanno comprato, non hanno comprato il pacchetto, non hanno mandato la candidatura. Allora cosa devi fare? Devi chiamare. Devi metterti in contatto con queste persone, ma perché? Perché loro hanno già dimostrato un interesse. Quindi, avendo dimostrato un interesse reale per quello che te fai, allora lì ha senso chiamarle e dirgli: guarda, guarda questa cosa, facciamo una call, facciamo quello, facciamo una presentazione live, c'è un webinar su Zoom il 10 di ottobre, quindi vieni, tutte quelle robe là. Però con chi l'hai fatta queste chiamate? Con persone che sono realmente interessate alla tua attività. Terza cosa, se vedete che sono un po' fiacco perché sono stanco, ragazzi. Si può essere stanchi anche nella vita. E tra l'altro sono andare a cena, ripeto. Sarei da dar buca e farla finita, vabbè, però non si fanno queste cose. Terza cosa, non so se è l'ultima, vediamo se me ne vengono in mente altre. Terza cosa, proprio le presentazioni live. Cioè, fare continuamente, ripetutamente delle presentazioni live. Cioè, fare un webinar, due webinar, tre webinar, presentazioni in hotel a settimana. Ok? Qual è il senso? Qual è la logica? Un webinar io posso registrarlo e inviarlo preregistrato e farlo vedere a tutte le persone che voglio in qualsiasi momento. Quindi te ogni volta in realtà stai investing una tua ora, 2 ore, 3 ore, anche di più, perché io quando facevo l'offline pagamento di Google G Suite, vabbè, e scusate, una notifica. Quando te fai un evento, fondamentalmente stai con le persone, stai a contatto con i tuoi contatti, cioè sei con i tuoi contatti per fargli vedere l'evento. Quindi se te tutti i martedì e tutti i giovedì sera prendi 2 ore per vedere il webinar della presentazione della tua azienda col tuo prospect, ovviamente a distanza, oppure anche in una sala d'hotel, indifferente, te stai investendo 2 ore del tuo tempo aspettando che il tuo prospect guardi una presentazione. 2 ore tirate via. Tirate via, perché non ha assolutamente senso. Se c'è una persona che dimostra interesse per quello che fai, la cosa che devi assolutamente fare è dirgli: guarda, questo è un link, questa è una presentazione preregistrata della mia attività. Se ti interessa, cioè te guardalo. Visto che hai dimostrato interesse, guardatelo, poi facciamo una videochiamata insieme per cui affrontiamo tutti i tuoi dubbi, tutte le tue perplessità, tutto quello che hai bisogno di sapere per iniziare questa attività. Ok? Quindi in questo modo ti vai a ottimizzare il tuo tempo e in quelle 2 ore che prima investivi per guardare una presentazione, a meno che tu non sia relatore, ma è stupido uguale, anche fare il relatore a tutti questi eventi live è stupido, poi ci sta che te c'hai 100 leads che hanno visto il webinar, è entrato magari 2-3 persone nel tuo team e ci sono alcune persone che hanno bisogno di cose più live o hanno bisogno di un'educazione maggiore. Allora può essere che te me li inviti una volta al mese a un webinar mensile dell'azienda, webinar mensile del tuo team, dove chiarisci live con i leader della tua azienda tutti i dubbi che ha questa persona. Ma è una cosa completamente, completamente diversa. Ora, per fare tutto ciò, te ovviamente non puoi, se parti da zero, cioè se parti che te fai network offline, non sai di quello che stai facendo, è praticamente impossibile farlo da solo. Per questo io ti consiglio di guardare qui sotto, troverai il link a una masterclass completamente gratuita e all'interno della masterclass troverai tutti degli spunti molto validi per
trasformare la tua attività da un'attività di lista nomi chiamata a freddo a un'attività vera e propria, un business vero e proprio di network marketing online. Quindi spero che ti sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti, scrivici quello che vuoi, trovi tutti i nostri, i miei e i nostri contatti come team in descrizione al video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!